Dal Vangelo di Luca. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiuolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». Sorelle e fratelli carissimi, questa domenica il Vangelo di Luca ci presenta Gesù a Gerusalemme mentre stava annunciando il regno del Padre, facendo riferimento in modo particolare ai segni dei tempi, cioè alla capacità degli uomini di saper capire se avesse piovuto o avesse fatto il sole, guardando il vento, guardando il cielo, insomma rendendosi conto dai segni esteriori di ciò che sarebbe successo in seguito. E Gesù vuole rimproverare la nostra incapacità a saper leggere i segni dei tempi dal punto di vista umano e spirituale, e lo fa prendendo spunto da una notizia terribile che in quello stesso momento, come ci ha detto il Vangelo, gli viene riferita, e cioè che Ponzio Pilato con i soldati romani aveva fatto una strage di Galilei vicino al Tempio di Gerusalemme. Forse questi Galilei erano saliti al Tempio di Gerusalemme per il loro pellegrinaggio annuale. Forse, dopo aver compiuto il pellegrinaggio, si stavano un po' divertendo nella città santa. Comunque, evidentemente, c'era stato un contrasto fra loro e i soldati. Forse dalle parole si era passato ai gesti e improvvisamente questi soldati li avevano uccisi, unendo il loro sangue al sangue dei sacrifici che si compivano nel Tempio stesso. Secondo la mentalità degli ebrei, questo significava che loro erano colpevoli di qualche peccato, perciò erano stati puniti con la morte. Gesù si premura prima di tutto di separare queste due realtà. Non c'è nessuna conseguenza logica fra il comportamento sbagliato e la morte. Non c'è nessuna conseguenza logica fra il peccato e la morte. Questo era un vicolo cieco nel quale gli ebrei si erano cacciati, e se addirittura la sofferenza era innocente, la morte era senza motivo, dicevano che c'era stata una colpa dei genitori o dei nonni o comunque degli antenati che i giovani, i piccoli, stavano scontando in quel momento. Gesù dice: non è così. Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Quello che è successo a loro può succedere anche a voi. E per questo motivo fa riferimento a un altro episodio della cronaca successo precedentemente sempre a Gerusalemme, e cioè il crollo di una torre nel mezzo di lavori di ripristino dell'acquedotto, diremmo noi oggi, della piscina di Siloe. Invece di pensare forse a una mancanza di sicurezza, alle poche certezze che hanno i lavoratori, anche lì la gente aveva dedotto: erano colpevoli, perciò sono morti. Anche qui Gesù scardina il loro ragionamento e dice: non è così, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
In questo modo Gesù evita di dare la risposta secondo il pensiero dei suoi ascoltatori, degli scribi, dei farisei che erano venuti a dargli la notizia della strage perpetrata da Pilato e dai soldati. Loro si aspettavano una risposta prima di tutto politica. Avrebbero voluto che Gesù prendesse posizione contro Roma, addirittura che si mettesse a capo di una rivolta. Gesù non lo fa. E avrebbero voluto una conferma alla loro teologia tradizionale, ma anche questo Gesù non lo fa. Gesù ci presenta un volto nuovo di Dio, un volto diverso di Dio rispetto a quello nel quale loro credevano. Lo fa commentando questi due fatti di cronaca e lo fa annunciando una piccola parabola, una parabola ambientata in una vigna e che parla di un albero di fico. Per questo motivo la buona novella di questa domenica vi raggiunge ai piedi di questo albero alle mie spalle, che è appunto un albero di fico. Il padrone va in questa vigna per cercare frutti dall'albero del fico che per 3 anni era stato atteso, ma nemmeno in questo 3° anno il padrone trova frutti. Perciò dice al vignaiuolo di tagliare quella pianta. Ma il vignaiuolo a sua volta, interloquendo con il padrone, dice: aspettiamo ancora un anno. Dammi il permesso e la possibilità di zappargli intorno, di concimarlo. Vedremo se porterà frutto, altrimenti alla fine si taglierà. Chi è il padrone di questa vigna se non Dio stesso? Chi è questa vigna se non il popolo degli ebrei, così definito da Isaia nel famosissimo canto della vigna nel 5° capitolo del suo libro? E chi è questo fico se non ogni singolo uomo, ogni singola donna del popolo di Israele chiamata a portare frutto? E chi è Gesù? Chi è il vignaiuolo se non Gesù, il Figlio di Dio venuto sulla terra per la nostra salvezza? Dio è attento alla sua vigna, la cura, ha fatto di tutto perché portasse il suo frutto, e cioè dell'uva abbondante, ma non ha trovato questo tipo di uva, ci dice il profeta Isaia. Dio è attento all'albero di fico che è stato da lui piantato. Infatti questa pianta è in mezzo alla vigna, non è casualmente ai bordi di una strada, non è nata per caso da un seme caduto lì senza alcun motivo logico. E Dio ha dato questa vigna e questo albero a un vignaiuolo perché coltivasse quel terreno, ma i frutti non sono arrivati, nemmeno quando quel vignaiuolo è stato Gesù. Il riferimento ai 3 anni è evidentemente un riferimento ai 3 anni della vita pubblica di Gesù, alla sua predicazione e anche ai segni prodigiosi che accompagnavano la predicazione del Vangelo. Sembra quasi esserci un contrasto fra il padrone della vigna e il vignaiuolo, fra Dio Padre e Gesù, ma se facciamo attenzione, in questo contrasto è nascosta una notizia bellissima. Il padrone della vigna rappresenta Dio secondo la mentalità degli uomini, un Dio giudice e giustiziere, un Dio che fa il bene ai giusti, ai buoni, e un Dio che taglia alla radice chi non ha portato frutti, chi è stato cattivo, chi per un qualunque motivo non si è comportato nel migliore dei modi. Ma Gesù è colui che ci presenta il vero volto di Dio. Gesù è quello che chiede un altro anno, così come aveva fatto all'inizio del suo ministero nella sinagoga di Nazareth. Un anno di grazia del Signore, un anno in cui avrebbe ulteriormente zappato il terreno, che è il nostro cuore, che è il cuore di tutta la comunità, e avrebbe concimato questo terreno con il seme della parola, con l'acqua dello Spirito Santo, perché i frutti potessero arrivare e potessero arrivare in abbondanza. Ma quali sono i frutti che il Signore si aspetta dalla vigna? Quali sono i frutti che il Signore si aspetta dal fico? Non certamente 2 preghierine gettate lì,
non certamente qualche devozione portata a compimento, non certamente il rispetto soltanto di alcuni precetti liturgici. I frutti che il Signore si aspetta sono i frutti dello Spirito, di cui parla San Paolo nella lettera ai Galati nel capitolo 5, e cioè la gioia, che appunto è espressione del vino, prodotto dell'uva, prodotto della vite, e la pace, che era espressa dal fico secondo la mentalità degli ebrei, perché quando loro erano nel deserto, lungo il pellegrinaggio dell'Esodo, nell'uscita dall'Egitto per raggiungere la terra promessa, il loro sogno era proprio quello di avere un campo da coltivare, una vigna da coltivare, una pianta di fico sotto la quale poter conversare, poter parlare anche della parola di Dio, così come facevano i rabbini, e poter condividere la mensa, un momento di festa con i propri amici, con i propri familiari, con i propri vicini. E poi la benevolenza, la magnanimità, il dominio di sé, il bene verso gli altri. Questi erano i frutti che il Signore si aspettava. Non dobbiamo rimandare il tempo dei frutti, non si sa bene a quando. È vero che l'anno di grazia del Signore non occupa semplicemente 365 giorni, ma tutto l'arco della nostra vita. Ma nessuno di noi sa quale sarà il termine della propria vita. Potrebbe essere adesso, potrebbe essere domani, potrebbe essere fra molto tempo. Ecco perciò l'invito di Gesù alla conversione, ripetuto per ben due volte, collegandosi ai fatti di cronaca e ripetuto anche con questa parabola. Gesù vuole che io e voi ci convertiamo, fratelli e sorelle, perché questa Quaresima è il tempo favorevole, questa Quaresima è il momento opportuno. Portiamo i nostri frutti di conversione per poter arrivare davvero come creature nuove alla Pasqua del Signore.